A Teramo si comincia a delineare il quadro per la riorganizzazione dei 1200 alunni dalle elementari alle superiori che da giovedì sono a casa a seguito del sequestro del Delfico. La provincia è l'ente maggiormente interessato dall'emergenza per competenza sull'edificio ed è in prima linea nel cercare soluzioni rapide e adeguate. I canali sui quali si lavora sono tre: il ricorso contro il sequestro, la sistemazione d'urgenza degli studenti in altri edifici e la realizzazione di un polo scolastico Jolly. Ma questa mattina, dopo un nuovo incontro tra province e prefetture, è stato dato l'ok definitivo per collocare diverse classi nell'ex consorzio agrario, struttura dove a giorni doveva iniziare il trasloco degli uffici della prefettura. Sì, ringrazio Sua Eccellenza il Prefetto per la cortese disponibilità della struttura che avrebbe dovuto ospitare la sede della prefettura. In realtà è stata messa ora a disposizione. Questa mattina mi sono state fornite le piantine che ho sottoposto alle presidi, le quali dovranno dirci se questa struttura è confacente o meno alla prosecuzione delle attività didattiche, e se così fosse, giovedì procederemo con la contrattualizzazione in luogo della sede della prefettura, e quindi ospitando probabilmente due istituti che possono essere lo scientifico e il coreutico. Questo consentirebbe ai ragazzi di proseguire l'attività didattica durante le ore della mattina anziché rientrare il pomeriggio, e il tutto potrebbe accadere entro non oltre una decina di giorni. Dalla prossima settimana elementari e medie del convitto troveranno ospitalità nelle scuole San Berardo e De Jacobis, mentre da giovedì alcune classi dei licei scientifico, coreutico e classico riprenderanno le lezioni in orario pomeridiano al Milli e all'Excomi. Questo accadrà, come detto, per un paio di settimane, quindi la soluzione provvisoria nell'immediato, quindi consideriamo fino a ottobre, potremmo avere le lezioni solo nelle ore della mattina, e questo consentirebbe loro di tornare alla normalità in sedi che sono consone alle attività didattiche, e soprattutto dare loro la possibilità di svolgere tutte quelle attività che sono tipiche dei ragazzi, quindi attività alternative a quella della scuola. L'obiettivo è anche quello di realizzare un nuovo polo che verrà costruito con moduli scolastici prefabbricati, e su questo fronte sono 17 i siti sotto la lente di ingrandimento della provincia. I moduli provvisori sono in corso, giovedì mattina o anche nella tarda giornata di mercoledì avremo i siti che sono idonei, tra quelli che personalmente insieme agli altri amministratori abbiamo proposto come siti che possono ospitare sia la sede per i MUSP, quindi provvisori, ma in realtà sono scuole a tutti gli effetti, e sia eventuali edifici da riqualificare. Quindi stiamo comunque vagliando questa ipotesi perché nel futuro non dovremmo più avere questo tipo di emergenza, ma soprattutto durante la ricostruzione degli edifici della provincia e del comune potremo avere una scuola idonea e adeguata a ospitare ragazzi che dovranno lasciare la scuola oggetto dei lavori. Sul fronte del ridimensionamento scolastico, il sindacato CISL Scuola Abruzzo Molise ha annunciato che la regione ha comunicato alle province che ipotizza tagliare 4 istituti scolastici per il prossimo anno. In provincia di Teramo le istituzioni scolastiche coinvolte nell'ipotesi regionale sarebbero il Liceo Artistico di Castelli e l'Istituto Comprensivo di Isola e Gran Sasso Colledara, gli istituti comprensivi di Civitella, Torricella e Campli, e tra questi c'è anche il Convitto Nazionale, il Delfico, di Teramo.